Dottor Vitali, buongiorno. Pace bene anche a te, figliuolo. Grazie, grazie, allora, grazie per la benedizione. Allora, reverente inchino la benedizione, di fronte alla chiesa, dica. La benedizione oggi noi siamo impartita sempre da chi? Dal gran? Sempre dal grande Priapo. Ah, okay. Però dietro di te c'è un'altra religione che noi, quando saremo al potere, tollereremo. Da tanta incombenza. Va bene? A patto che ovviamente suonino sempre il petocco, perché sennò come facciamo a rendersi conto che il tempo passa? Ok. Allora, veniamo a noi. Allora, siccome siamo in argomento, eccolo qui, il Santo Padre. Ma com'è simpatico quest'uomo? Allora, quest'uomo, ecco qui in fila, sembra che siano, sai, quando nelle feste, no? Fanno la vestizione. Nelle feste fanno così, fanno il trenino, con le mani nelle spalle dell'altro, no? E che fanno quella. Il trenino. Il trenino, ecco. Guardalo qui. Lavatrici, motorini vecchi, ferro vecchio, puliamo soffitte, cantine, avvicinatevi con fiducia. E come noi ci avviciniamo assieme, senti come dice, ci avviciniamo con fiducia. È happening, questo è happening. Ci avviciniamo con fiducia anche a questo, ti immagini se non ci avviciniamo con fiducia anche a lui. Allora, dice, la misericordia ad un fu molto visibile, da riconoscere e contemplare, è il volto del Padre. Come? Ma non mi dicono sempre Padre, Figlio e Spirito Santo, poi gli altri due dove li hai messi? È il volto del Padre, che troppo spesso avventate dottrine e falsi profeti han tentato di sfigurare. E cazzo, avventate dottrine. Ma più ancora è l'unico capace di scrutare nel profondo, di rendersi a cuore le miserie umane. E cazzo, lo sappiamo che prende a cuore le miserie, perché non hai mai scambiato, no? Hai mai scambiato le tue ricchezze con i poveracci? No, perché la loro risposta è che se mettessero sul mercato tutte quelle ricchezze immediatamente perderebbero valore, il che in un certo senso ha anche un fondo di verità. È giustissimo, giustissimo. Allora io non pago le tasse perché contribuendo a pagare le tasse contribuirei alla riduzione del valore dell'euro, giusto? Certo. Ma la cosa bella è proprio questa, la faccia tosta, la infingardaggine, la presunzione, l'autoreferenzialità di questa gente quando hanno creato tutto quel ambaradam perché il Papa aveva messo le docce per i poveracci in piazza San Pietro. Allora, cari amici, noi sappiamo perché il Papa ha messo le docce, perché ha paura della vostra sporcizia. Ha paura del contagio, non perché vi interessa che voi siate puliti, capito? Loro hanno paura del contagio, non li metangere, anche questo ovviamente l'ha detto Gesù, o no? Quindi ha paura del contagio e gli ha messo le docce. Io avrei preferito gli avesse dato qualche soldo, vabbè, comunque, ognuno dà quello che ha, evidentemente loro hanno l'acqua, perché l'acqua gliela dà a gratis, eh? Il comune di Roma, ovvero sia Marino, il buon Marino. Un nome adatto all'acqua. Ci dice Ignazio, adatto ad acqua. Al tema. Ignazio. Al tema papale. Come, al tema dice, gesuitico. Come diceva Ignazio, Ignazio, quanto sei strano. Allora veniamo a noi. Anche altri si rendono conto che c'è qualcosa che non ritorna. Dopo decenni di nostre soliloqui e ma anche, sprechi, anche multiloqui, sì, qualcuno, sprechi di energie per cercare di convincere la gente a rendersi conto, finalmente qualcuno per caso, non si sa come, si è reso conto. Qualcuno nato stanco, probabilmente si è svegliato, c'è anche questa faccia che è simbolica di una generica opposizione a un generico